Siamo a Natale, tra pranzi interminabili, panettoni, alberi e presepi. Questo è anche un periodo dell'anno in cui si è soliti svagarsi andando al cinema per i classici cinepanettoni. La famiglia allargata di Indovina chi viene a Natale di Fausto Brizzi, la protagonista della natalizia, che vanta un cast di stelle tra cui Raul Bova nel ruolo di un disabile senza braccia, Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Claudio Bisio. Chi nemmeno se lo chiede. Sui grandi schermi delle feste troviamo anche Colpo di Fortuna di Neri Parenti, film ad episodi con l'improbabile coppia di soci formata da Cristian De Sica e Francesco Mandelli, con una trama che parla di fortuna non a caso in questo momento storico. Gli amici e colleghi Mario e Piero sono i protagonisti della vicenda. Si avvera un sogno, hanno comprato il biglietto vincente della lotteria e stanno per diventare ricchi. Peccato però che Piero non si ricordi più dove abbia lasciato il biglietto dopo una notte di follie, costringendo lui e Mario a ripercorrere le sue tracce per recuperarlo. Il secondo episodio parla dell'imprenditore Gabriele, che è estremamente superstizioso e sta per chiudere l'affare della vita con un imprenditore della Mongolia. Peccato che il traduttore scelto per aiutarlo nella trattativa sia un tremendo iettatore. Poi l'ex ballerino Felice ha una grande famiglia con 4 figli, di cui 2 adottivi, alla quale si aggiunge all'improvviso un fratello segreto, e Walter, bizzarro personaggio pieno di tic e manie. Leonardo Pieraccioni si sofferma su uno dei problemi sociali in crisi coniugale né un fantastico via vai. Sotto l'albero però anche 2 pellicole dedicate ai più piccoli, il simpatico pupazzo di neve di Frozen, il regno del ghiaccio, animazione targata Disney, e Piovono polpette 2, il sequel che vede lo scienziato pasticcione Flint alle prese con gli altri cataclismi alimentari. Ma spazio anche al cinema americano con il colossal fantasy L'Hobbit, la desolazione di Smaug, che fa la luce sul passato di Bilbo Baggins, Martin Freeman, ed è ambientato 60 anni prima de Il Signore degli Anelli. Insomma, sarà un Natale ricco di intrattenimento che punta dritto alla semplicità, ai sentimentalismi e alle risate, forse proprio quello di cui si ha veramente bisogno.